Benvenuti ad una nuova puntata di Che Impresa, il programma che vuole approfondire e mettere in risalto il lato segreto e il dietro le quinte di un percorso. Percorsi di vite professionali importanti, che non perdono però il contatto con la parte umana. Imprenditori, liberi professionisti e tutti coloro che hanno plasmato la propria strada fra salite e discese, raggiungendo poi però il successo. Oggi parliamo di dieta, alimentazione e salute. E soprattutto anche di miti da sfatare con la dottoressa Francesca Base, che è con noi a Che Impresa. Ciao. Buonasera, grazie per l'invito. Ben arrivata. Noi facciamo sempre una domanda. Sì. Così. Che cosa sognavi da piccola? Allora, io da piccola in realtà sognavo di fare il medico. E questa mia passione mi è nata perché mia nonna, diciamo, era malata, quindi io la vedevo già da quando avevo 11-12 anni e, diciamo, ho detto io voglio aiutare comunque le persone. Quindi una volta finito il liceo ho fatto il test per entrare a medicina e non l'ho superato e quindi mi sono iscritta alla facoltà di scienze dell'alimentazione. In realtà poi mi sono completamente innamorata di questa professione e quindi poi ho continuato e mi piace molto il mio lavoro, insomma, quindi sono riuscita comunque a lavorare nell'ambito dove volevo ed aiutare comunque le persone attraverso appunto la sana alimentazione. Che è poi alla base della che salute. Che poi è alla base della quindi, salute, insomma, esatto. Ecco, hai una, fatto ciò esatto, che desideravi esatto, poi, no? Quindi sì. Sostanziosa, assolutamente. Aiuto sostanzioso. Sì. Quindi ecco, che cos'è una dieta secondo te? Allora, questo termine in realtà è stato un po' demonizzato nel tempo, no? Perché dieta uguale privazione. Uh-huh. In realtà deriva da una parola greca che significa stile di vita, quindi modo proprio di vivere. In realtà è questa la cosa importante, cioè un nutrizionista il compito è quello proprio di fare in modo che la persona possa acquisire uno stile di vita, cioè uno stile alimentare che poi possa appunto portare nel corso del tempo, quindi una corretta educazione alimentare, ecco, diciamo così. Che si riflette su tutto il resto, e quindi a 360 gradi. Esattamente. Ecco, le abitudini sbagliate. Sì, noi ne abbiamo tante di abitudini alimentari sbagliate. Non dico io che faccio colazione con cose che non si vede, tipo cioccolata, bevande. Diciamo okay. Che il problema qual è? Che ovviamente con il tempo abbiamo dei ritmi di vita sempre più frenetiche. E quindi da questo punto di vista ovviamente magari cominciamo dal primo passo della giornata, quindi la colazione. Molto spesso è scarsa, un caffè, un biscotto ed esco, oppure salto completamente la colazione. A pranzo quanti di noi mangiano in ufficio davanti al computer oppure un pasto sostitutivo o addirittura saltano il pranzo perché comunque ci sono delle riunioni. Il pomeriggio ci sono le macchinette, quindi comunque continuo spizzico di junk food. E ovviamente arriviamo la sera che è una cena. Ovviamente eccessiva e squilibrata perché arrivo che sono un lupo ovviamente no? E poi con proprio tutti per... gli zuccheri alterati esattamente, no? Esattamente e quindi poi una volta arrivati al dopo cena c'è questa voglia proprio di comfort food, no? Di volere un cioccolatino, un biscottino proprio per concludere diciamo la serata. Però qual è il problema? Che avendo fatto una giornata completamente squilibrata ovviamente non riesco a mangiare correttamente anche dopo cena perché comunque c'è una continua voglia di zuccheri. Queste abitudini che cosa portano nel tempo? Perché all'inizio comincio a mangiare male una settimana, due settimane, magari mi sento un po' più gonfia, sono stanca, non riesco a dormire bene la notte, fino poi però ad arrivare a un aumento di peso eccessivo con alterazioni anche dei valori ematici, quindi colesterolo alto, trigliceridi alti, fino ad arrivare alle malattie metaboliche, perché proprio come dicevi tu prima, l'alimentazione è una delle prime forme di prevenzione per la salute, quindi se non sto attenta all'alimentazione posso andare incontro appunto a patologie metaboliche. Il mio senso di colpa nel frattempo, insieme alla fame sta salendo, ok? Scusami, ma è talmente giusto quello che dici. Quindi la colazione diventa il passo più importante. Diventa il passo più importante per la giornata perché, come spiego sempre ai miei pazienti, è quello che indirizza un pochino il giorno, no? Cioè il mio metabolismo. Se la faccio nella maniera corretta, certo. Se la salto, anche perché è vero che noi siamo abituati a fare una colazione dolce, no? Al bar, magari cornetto e cappuccino, piuttosto che le fette biscottate con la marmellata, ok? Però
il problema qual è? È che molto spesso, se io faccio colazione anche alle 7, alle 8, con una colazione particolarmente dolce, il latte con i cereali, le fette biscottate con la marmellata e il caffè, in realtà posso avere un buco allo stomaco. Quanti di noi fanno colazione alle 7, alle 8 e poi quando sono alle 10 hanno proprio la morsa della fame? Quello è un segnale che io devo ascoltare, cioè devo dire ok, forse allora la mia colazione non è stata equilibrata e quindi posso provare ad optare per una colazione salata, che non significa per forza uova e bacon, cioè potrebbe essere anche per esempio una fetta di pane tostato con sopra dell'olio e il sale, oppure magari l'avocado per chi piace, potrebbe essere, se mi piace per esempio il formaggio, della ricotta con sopra la cannella, oppure posso fare dei pancake. Però la posso fare anche dolce, perché c'è chi piace la colazione dolce. La cosa importante è che la devo equilibrare, cioè devo in qualche modo rallentare questi zuccheri. Quindi al posto dei biscotti o della fetta biscottata, cosa posso fare? Posso fare per esempio un dolce da forno, un ciambellone, una crostata, un plum cake fatto in casa. Sì, perché anche il modo di cottura credo che assolutamente cambi, assolutamente sì, è molto importante, perché comunque io nel ciambellone e diciamo nella crostata non c'è solo lo zucchero. No, magari metto le uova, posso mettere l'olio, metto la frutta secca. Certo. E la modalità di cottura è importante per quale motivo? È importante perché a seconda di come cucino l'alimento avrà una digestione diversa. Cioè il non plus ultra del dietetico è bollito, lessato, condito con un filo d'olio, no? Questo si pensa sia corretto. In realtà non è così, perché le cose lesse, soprattutto a chi soffre di gonfiore, gastrite, reflusso, danno fastidio perché imbibiscono troppo il contenuto gastrico. E allora quando io diluisco troppo il contenuto gastrico, ovviamente digerisco peggio, tant'è vero che quando uno ha mal di stomaco e la nausea non gli viene mai da dire adesso mi faccio un bel brodo, cioè cerco una cosa secca, cerco la crosta, sì, del pane, un cracker, proprio perché le cose più asciutte sono più digeribili, oltre al fatto che la modalità di cottura, diciamo, ideale per stimolare il metabolismo, per aiutare il fegato a lavorare, è sicuramente, a differenza di quanto si possa pensare, l'alimento fatto in padella, quindi o il trifolato, quindi a crudo nell'olio, oppure ripassato, cioè una cicoria ripassata, aglio, olio e peperoncino, è molto più dietetica, se così vogliamo dire, rispetto a uno spinacio magari fatto lesso e scondito. Quindi insomma ci sono tanti miti da sfatare. Continuiamo da sfatare, ecco, questo mi sta curiosendo notevolmente. Assolutamente, per esempio uno che si sente dire bisogna eliminare i carboidrati se uno vuole dimagrire, ok? Questo mito deriva dal fatto che l'eccesso di carboidrati e zuccheri viene trasformato dall'insulina in grassi, però in realtà non è così, perché comunque noi, cioè il nostro organismo è un organismo che funziona perfettamente, quindi non lo inganni, diciamo, tanto facilmente, perché soprattutto il cervello ha bisogno di zuccheri per poter lavorare, quindi se noi non glieli diamo dall'esterno il corpo va a smontarsi in realtà la massa muscolare per creare glucosio e quindi mi rallenta il metabolismo. Infatti nei vecchi libri di biochimica cosa c'è scritto? Che i grassi bruciano al fuoco lento dei carboidrati, quindi in realtà i carboidrati vanno inseriti, vanno gestiti ovviamente correttamente. Oppure per esempio i prodotti light sono dietetici, il riso bianco è dietetico, no? Parliamo di questi prodotti light, perché credo stanno, che dia dei picchi glicemici, cioè, esattamente, cioè stanno proprio impazzando questi prodotti light. Proprio pochi giorni fa stavo parlando con una paziente e gli ho fatto vedere l'etichetta nutrizionale di uno yogurt alla frutta, no? Perché yogurt magro alla frutta, il non plus ultra del dietetico, invece in realtà ha tantissimi zuccheri, cioè questo yogurt magro alla frutta aveva 15 grammi di zuccheri per 100 grammi di prodotto, cioè un cucchiaio di zuccherone, un vasetto così. E quindi magro in che senso? Magro in che senso? Esattamente. Magro e light si riferisce alla quantità di grassi e quindi alle calorie. Okay, riferito al latte, certamente. Però trae in inganno. Però trae molto in inganno, così come il riso bianco è dietetico. Il riso bianco, per carità, ha poche calorie, è in qualche modo saziante, ha un potere ipotensivo, quindi abbassa la pressione. Però il riso bianco di per sé, come dicevi giustamente tu, ha un indice glicemico alto, cioè
c'è un'alta capacità di alzarmi la glicemia nel sangue e quindi di conseguenza preso da solo non è dietetico per niente. Se non erro, anche la spremuta d'arancia? Anche la, allora, la spremuta d'arancia dipende, perché se passi col colino toglie le fibre e quindi no. Però se comunque faccio una spremuta con le fibre, in quel caso gli zuccheri sono un pochino più rallentati. Viene attenuato l'assorbimento, esattamente. E come fanno alcuni miei pazienti la spremuta con tolta le fibre e lo zucchero, no. Fantastico, così. Sì, quando diventa un succo di frutta praticamente, cioè una cosa proprio così, insomma. Senti, ma gli obiettivi da tenere a mente quando si organizza un piano nutrizionale? Allora, quando si organizza un piano nutrizionale sicuramente l'alimentazione deve essere adeguata alla persona, quindi proprio strutturata sulla persona. Il nutrizionista è come un sarto che deve cucire proprio un vestito su misura, deve essere adeguata a livello di macro e micronutrienti e controllata in base agli obiettivi, se voglio aumentare la massa muscolare, se voglio perdere peso, e soprattutto deve essere varia, cioè non devo mangiare sempre le stesse cose, devo mangiare almeno 2-3 volte a settimana i legumi, il pesce, ridurre un po' il consumo di carne, mangiare le uova, ecco un altro mito al volo da sfatare. Dai. Le uova non alzano il colesterolo, cioè sono stati fatti degli studi che hanno sfatato assolutamente questo mito. E io che lo sostenevo in segreto pur non adesso sapendo. Adesso lo puoi urlare. Mangiamo le uova! Esattamente, quindi tranquillamente le uova si possono consumare anche 4-5 volte a settimana, tranquillamente. Quindi fanno bene. Assolutamente sì, hanno un profilo proteico molto molto buono le uova, assolutamente sì. Vedi che non si sa mai abbastanza. Vero. Oh, ecco, sì, sì. Allora ascoltami, ma a proposito di sport. Sì. Sport e dieta, ovviamente se ne parla, se certo, ne fanno spesso a braccetto, sì. Vuoi dirci qualcosa? Assolutamente sì, l'alimentazione diciamo è parte integrante dell'allenamento, io mi occupo anche di sportivi, sia atleti che agonisti, è fondamentale perché se io non ho le giuste energie ovviamente anche la performance si riduce, quindi un esempio al volo, il nuoto che si allenano di solito alle 2:30 fino alle 4 del pomeriggio, se il ragazzo esce alle 2 la mamma non gli può portare il panino con la cotoletta o il panino con il prosciutto perché non ha il tempo di assorbirlo, quindi si dovrebbe utilizzare comunque la ricreazione per fare un pasto più completo e poi fare un piccolo spuntino prima di entrare in acqua e dare magari le proteine nel post allenamento. Però l'aspetto più importante è affidarsi ai professionisti, assolutamente. Certo, anche, forse anche veramente, come dici tu, in base anche allo sport ci sarà un tipo di alimentazione. Sì. Assolutamente sì, in base a se è uno sport di resistenza, se è uno sport di potenza, se è uno sport di destrezza, la danza, la ginnastica, se è uno sport di squadra, il calcio, la pallavolo, eccetera. Ci sono diversi diciamo apporti energetici, di proteine, eccetera. Quindi affidarsi a un professionista è fondamentale. Ecco, parliamo appunto di figure professionali che possono realmente, anche per legge ovviamente, essere definirsi ciò che, che sono. Allora, e fanno. Per legge le figure professionali che si possono occupare di alimentazione sono fondamentalmente tre, cioè il medico nutrizionista, il biologo nutrizionista e il dietista, sono solamente queste tre le figure professionali, quindi tutti personal trainer, coach nutrizionali, naturopati, mamme che su Instagram si improvvisano esperte, influencer eccetera. Assolutamente no, bisogna affidarsi a dei professionisti, laureati, specializzati, che possono occuparsi di alimentazione, perché l'alimentazione, ripeto, è la prima forma di prevenzione, quindi può veramente fare tanto la differenza sulla nostra salute. Arriva il momento della storia che ti è rimasta nel cuore. Allora, ce ne sono tante di storie, però se devo pensare diciamo a una mia paziente, ero forse il primo o il secondo anno che stavo lavorando, viene da me questa signora che non riesce diciamo a rimanere incinta, aveva tanto tanto peso da perdere e tante patologie insieme, perché era insulino resistente, aveva problemi intestinali, pressione alta, prendeva tanti farmaci. Abbiamo fatto un percorso meraviglioso insieme, in un anno e mezzo ha perso 35 kg, quindi veramente brava, 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 senza fare neanche troppo sport, perché alla fine l'avevo convinta a fare 3 volte a settimana 40 minuti di passeggiata e ci eravamo riusciti, e dopo 3-4 mesi è rimasta incinta. Quindi è nato questo meraviglioso bambino e quindi questa cosa mi è rimasta nel cuore perché ovviamente è l'alimentazione che dà la vita proprio, no? E quindi sicuramente mi è rimasta nel cuore. Si vede da come ne parli, dalla luce che hai, l'entusiasmo e la preparazione, quindi insomma grazie di essere qui, grazie Francesca. Grazie a voi. Io ti invito anche a tornare se vorrai. Assolutamente, grazie. E ringrazio voi come sempre per averci seguito a Che Impresa e un buon proseguimento.